Il rosso è uno dei colori che ti carica maggiormente, cioè è veramente una presenza totale. Dipinti domestici perché si è stabilito con i dipinti, tra me e i dipinti, una sorta di familiarità. È come se stessi in una casa, in un ambiente domestico e parlassi con i dipinti man mano che vengono fuori. Il rosso mi ha sempre affascinato per l'intensità veramente emotiva che contiene. Mi dà la possibilità di avere un discorso molto unitario, cioè una visione unitaria dell'opera. C'è un legame nel mio lavoro con la cultura pop e nel mio lavoro cerco di, come dire, di usare questi lacerti di elementi pittorici. Sono dei lacerti di parola oppure di lettere che io in qualche modo cerco di scansionare insieme a questi elementi in uno spazio che generalmente è sempre molto grande rispetto a questi. È uno spazio che deve sostenerli, ma allo stesso tempo cerca ancora di più di, come dire, di appiattirli e di renderli anonimi. Molti mi chiedono il messaggio, quale messaggio contengono le parole. In realtà io non parto dal punto di vista del messaggio da dare, io non ho messaggi da dare. Per me la parola è un elemento importante nella visualità. Ecco, faccio un lavoro sul linguaggio della pittura. Questo è quello che mi interessa molto. Non mi interessa a me quello che si dice, mi interessa come si dice. Questo è quello che secondo me fa lo scarto, la differenza.